che tolgono le due torri dalla zona calda, diciamo. Ancora non bisogna parlare di salvezza perché il campionato è lungo, visto anche che ci sono stati dei risultati inaspettati, la Gioiese ha vinto a Frattamaggiore, il Modena ha battuto l'Interregio, quindi il campionato è ancora lungo, la Fortezza ha battuto la Neapolis fuori casa, quindi sono tre punti importanti per raggiungere sicuramente la salvezza, però bisogna stare sempre attenti perché è un campionato difficilissimo dove c'è molto equilibrio, soprattutto nella zona calda della classifica. Oggi è stata una partita aperta a qualsiasi risultato, ci sono stati momenti che potevamo vincere, ma poteva vincere anche il Sorrento, e poi alla fine probabilmente siamo stati più bravi a realizzare quel gol che ci ha dato questi 3 punti. Però obiettivamente, ripeto, è un campionato dove c'è grandissimo equilibrio, pertanto si può vincere e si può perdere in casa e fuori. Certamente ci godiamo questi 3 punti, però già bisogna pensare alla prossima partita contro il Modo, che diventa un altro scontro diretto. Potevano vincere entrambe le squadre, questo è vero, ma per come stava andando la partita, forse anche il pareggio poteva essere, forse anche il risultato più giusto. Sì, credo di sì, era una partita equilibrata. C'è stato un momento all'inizio della partita, siamo stati più bravi noi a prendere le redini del gioco, però dal 20° in poi, fino alla fine del primo tempo, il Sorrento ci ha messo in serie difficoltà e in quella circostanza abbiamo tenuto bene in difesa. Nel secondo tempo la partita si è incanalata su certi equilibri e soltanto qualche episodio la poteva sbloccare. Noi abbiamo rischiato pochissimo. E in una delle pochissime occasioni che abbiamo creato siamo stati bravi a concretizzare. Certamente, alla luce di tutto quello che si è visto in campo, c'è stato un profondo equilibrio.